direi che possiamo incominciare. Ieri ci eravamo interrotti, insomma, in bel mezzo di un argomento, sia la polemica fra caranzinisti e arcaisti. A voi potranno sembrare cose di totale disinteresse. In realtà questo è il momento in cui si forgia la letteratura, già la lingua russa moderna, la lingua russa letteraria moderna, negli anni 20, 10-20 dell'Ottocento. Naturalmente le basi erano già state gettate da Lomonosov e da tutti i suoi successori, ma nei dibattiti fra caranzinisti e arcaisti finalmente arriviamo alla fine, alla sintesi, quella che già una volta ho chiamato lo stile eterogeneo, ossia una lingua capace di esprimere la realtà in tutta la sua complessità e il punto di vista dell'autore su questa realtà, parlare di qualsiasi cosa con il registro linguistico che preferisci, senza dover più dipendere da uno schema astratto. Sono cose che si affermano con una certa lentezza, cose che a noi sembrano ovvie, non lo erano affatto per i contemporanei. Dico subito che il grande costruttore di questa lingua, che è chiaramente Pushkin, all'inizio venne duramente criticato dai suoi colleghi di penna perché sembrava che scrivesse in un russo barbaro, in un russo anarchico, in un russo inaccettabile. Ma dobbiamo tornare un attimo ai dibattiti degli anni 10. Vi ho raccontato un po' le vicende dell'Arzamas, l'Arzamas, i caranzinisti, generi medi, non per questo frivoli, anche frivoli, come atteggiamento loro erano frivoli nella, diciamo, nella loro forma di socializzazione, ma c'erano anche scrittori seri, come per esempio abbiamo parlato di Zhukovsky. L'importante è però stile medio, levigato, senza parole volgari e senza slavismi. Gli slavismi di quello che Lomonosov chiamava lo stile alto suonavano alle loro orecchie come arcaici, barbarici, goffi, pretenziosi. Quello che per Karamzin era un programma scritto a tavolino, vi ricordate, Karamzin vuole vendere le sue riviste e dice: adesso io scrivo in questo modo così piaccio a un determinato pubblico, è diventato un gusto comune a una certa cerchia di letterati. Karamzin, che per farvi un esempio di quanto lui ci tenesse alla quella che lui riteneva la purezza del linguaggio, in una lettera privata, Karamzin ancora alla fine del Settecento scriveva: bisogna stare attenti alle parole che si usano. Mujik non va bene. Mujik vuol dire contadino, è un termine volgare, non volgare, è un termine popolare per indicare il contadino. Mujik, che viene da muj, uomo, ma non vuol dire ometto, vuol dire il contadino. Mujik, villico, si potrebbe dire, villico, cafone, non va bene, bisogna dire chlebapashets, che vuol dire agricoltore. Vedete, chleb, pane, pasti, far crescere, sviluppare, quindi colui che fa crescere il pane, è un tipico calco dal francese, di quelli che piacevano tanto a Karamzin, è lui che l'ha creato, chlebapashets, l'agricoltore, agricoltore, chlebapashets, questo piace a Karamzin, no? E poi dice, vedi, non è la stessa cosa un contadino che mentre ara il campo vede un uccellino e dice, vot picciugecca, guarda il piccioncino, e invece un contadino nella bettola che si pulisce la barba e dice al suo compagno, che dice al compagno, ech parin, stosa kvas, che vuol dire, a compare, che birra buona, no? Non è la stessa cosa, noi dobbiamo educare le persone, anche gli stessi contadini, a esprimersi in modo galante, cortese. In realtà lui dei contadini non fregava niente, quella era l'immagine del contadino che lui voleva
dare ai suoi lettori un'immagine rassicurante, no? Il contadino che guarda l'uccelletto piuttosto che il contadino che bestemmia nella bettola, poi magari prende l'ascia e si unisce a Pugacciov per ammazzare i padroni. Per Karamzin, Karamzin porta questa cosa agli estremi. Oggi leggere Karamzin, ve l'ho già detto, un po' fa un po' sorridere, mentre negli anni 10 lo stile medio e, diciamo, il modo di esprimersi senza eccessi, niente parolacce, niente slavismi, si impone grazie ad Arzamassa, poeti come, per esempio, Zhukovsky, che, come vi ho detto, è il tipico poeta romantico, tutto elegie, ballate, prende tutto all'Inghilterra poi sostanzialmente. E un altro poeta molto apprezzato nell'Arzamas, che è Konstantin Batyushkov. Personaggio molto interessante, mentre Zhukovsky era un uomo schivo, riservato, con una vita privata abbastanza ordinaria, Batyushkov è stato un eroe delle guerre napoleoniche. Ha viaggiato in lungo e in largo per tutta Europa e, per esempio, io apprezzo moltissimo la sua prosa. Fino a questo momento, come sapete, la prosa in Russia quasi non c'è. Abbiamo qualcosa di Karamzin, la povera Lisa, alcune altre cose, ma di genere molto plebeo. Erano racconti che leggevano le serve intorno al fuoco, quindi cose molto rozze e molto primitive. Nelle proprie lettere, Batyushkov sviluppa un nuovo modo di raccontare, perché lui viaggia per l'Europa, combatte, riflette su quello che vede, non ha tempo di pensare troppo allo stile, di dire ma devo mettere Mujik, devo mettere Kleba Pashets, racconta le cose così come gli vengono, ed essendo una persona colta crea un bello stile narrativo che influirà in un certo modo probabilmente anche un po' su Tolstoi. È proprio uno dei primi scrittori che scrivono la prosa perché hanno voglia di raccontare e non perché si mettono lì con un programma ben definito. Infatti la maggior parte sono lettere che lui manda a casa per descrivere le campagne di guerra, con impressioni veramente intelligenti, profonde. Chi di voi sta leggendo il Guerra e Pace, sembra, a me leggere Batyushkov fa venire la sua prosa, fa venire in mente come una sorta di principe Andrei diventato reale, quel tipo di sensibilità, una persona nobile d'animo, profonda, sensibile, capace di commuoversi, veramente una psicologia a tutto tondo proprio. Poi poveretto ebbe una brutta sorte perché finì rovinato dopo la guerra. Lui, che l'aveva combattuta da eroe, torna nella sua tenuta, che va in fallimento, lui impazzisce e passa gli ultimi 30 anni della sua vita in manicomio, pazzo. Come poeta è un po' l'opposto di Zhukovsky, nel senso che Zhukovsky parlava un po' di massimi sistemi e prendeva molto dall'Inghilterra. Batyushkov è un italomane, apprezza prima di tutto la poesia italiana, Petrarca, Ariosto, Tasso, gli piace la lingua precisa. Lui dice: a me piace la poesia italiana perché è scritta in una lingua precisa, netta, che sembra scolpita come in una scultura. Mentre Zhukovsky era uno che tendeva all'inesprimibile, una sua poesia si intitola proprio l'inesprimibile, tutto fumoserie, nebbie, presagi, fantasmi. Batyushkov è un poeta plastico e anche lui naturalmente coltiva il genere dell'elegia, è un poeta molto ristretto come generi, scrive fondamentalmente quasi solo elegie, generi medi, mai cose troppo lunghe, ma la sua poesia è più concreta rispetto a quella dei precedenti poeti. Lui, si vede che lui parla proprio di se stesso. I poeti che precedentemente scrivevano poesie liriche lo facevano in base a un canone.
ci vuole l'io poetico che è innamorato di una bella fanciulla, la quale ha gli occhi che sembrano stelle, eccetera, eccetera, eccetera. Si somigliavano tutte un po' queste liriche settecentesche, non so se avete presente la lirica italiana dell'Arcadia, insomma, voglio dire, non è proprio la cosa più entusiasmante di questo mondo. Ecco, Batyushkov, ma noi avevamo alle spalle secoli e secoli di grandi poeti lirici. In Russia poeti lirici, c'erano stati grandi poeti di odi, poeti epici, Derzhavin, Lomonosov, ma poeti dediti alla lirica, sì, ce n'erano stati, ma erano molto impostati, secondo uno schema abbastanza fisso, mentre Batyushkov si vede che parla di sé. Parla di sé, parla dei suoi problemi e lui non scherza, come non scherza quando scrive prosa, non scherza neanche quando scrive poesie, anche se sono poesie da tutti i punti di vista che si possono inserire nel genere dell'elegia, ossia della lamentazione sul passato che non torna. Vi leggo qualche riga in italiano, naturalmente la traduzione risente anche un po' dello stile, ma sono lirica del primo Ottocento, quindi non potete aspettarvi cose ultramoderne, cioè dovete anche un po' entrare, pensate a cosa c'era prima, prima c'erano le odi solenni allo zar. Dice, invano lui parla della sua esperienza di guerra, da quando è partito in cerca di gloria, per combattere, per degli ideali, in cerca di gloria, e poi alla fine di questo nulla è rimasto, e lui è tornato a casa e non lo dice così esplicitamente, però conoscendo la sua biografia si capisce che parla di questo. Ecco perché mi fa venire in mente molto il principe Andrei, proprio che aveva un po' la stessa psicologia. Io non sono del tutto sicuro che Tolstoi è un personaggio di Guerra e Pace, che Tolstoi non lo avesse presente. Invano lasciai la contrada dei padri, gli amici dell'anima, le luminose arti, e nel fracasso di terribili battaglie, all'ombra delle tende, tentai di sopire gli sconvolti sentimenti. Un cielo straniero non cura le ferite del cuore. Invano andai vagando di terra in terra, e minaccioso l'oceano d'intorno a me mormorando si agitava. Invano dalle ammalianti sponde della Nievà, allontanato dalla sorte, io nuovamente visitai le rovine di Mosca, dove respirai di schietta libertà. Le rovine di Mosca, lui torna dalla guerra e la prima cosa che vede è Mosca ridotta a un cumulo di rovine, perché durante l'invasione francese Mosca era bruciata fino alle fondamenta. Quindi questa immagine, lui che torna già disilluso dalla guerra, vede di fronte a sé la città dei suoi avi, la città dei suoi padri, ridotta a un cumulo di rovine. E poi la poesia va avanti. Insomma, capite che lui comunque parla di sé in modo anche molto, come dire, molto disinibito, potremmo dire. Lui poi scrive delle poesie anche quando è pazzo, ci sono dei momenti di lucidità, e scrive delle poesie molto, veramente molto tristi, angoscianti, proprio questa persona che si sente prigioniera in una mente sconvolta, che non riesce a ritrovare il proprio equilibrio e solo in alcuni momenti di lucidità si guarda intorno e pensa a come è andato a finire, a come si sta concludendo la sua vita. Insomma, comunque, a parte questo, tornando ai gruppi, abbiamo da una parte i karamzinisti, che comprendono anche questi poeti, come vedete non sono poeti frivoli, poeti che scrivono in un russo molto medio, e dall'altra i famosi arcaisti dell'ammiraglio Shishkov. Arcaista non vuol dire in realtà ottuso, reazionario, cieco a ogni novità, non vuol dire propriamente questo. Loro erano definiti arcaisti dai propri avversari. L'idea da cui parte Shishkov, la prima cosa, lui è contro Karamzin, perché dice Karamzin ha rovinato la lingua russa. La lingua russa, che forgiata dallo slavo ecclesiastico, che è una lingua nobile, antica, Lomonosov l'ha trasformata in uno strumento capace di esprimere grandi sentimenti, di cantare guerre che hanno coinvolto tutto il popolo, l'amore per il sovrano,
meditazioni su Dio, che una lingua che può esprimere qualsiasi cosa, Karamzin l'ha ridotta a un patetico gne, tutto pieno di parole francesi, tra l'altro. Ma noi che abbiamo una lingua che conta 1000 anni di storia, naturalmente lui considera lo slavo ecclesiastico e il russo la stessa cosa, il che noi sappiamo non è vero. Noi che abbiamo alle spalle 1000 anni di storia, noi dobbiamo dichiararci di fronte a tutto il mondo, dichiarare di essere degli imbecilli che devono andare a prendere la lingua di qualcun altro. Ma perché? Oltretutto, aggiunge Shishkov, questo modo di violentare la lingua alla fine castra la lingua stessa, perché, e fa qui, fa un discorso, anzi molto, magari chiudiamo la porta che vedo un po' di movimento, fa un discorso anche molto moderno Shishkov, perché dice: non è che tu puoi prendere un sistema linguistico, infilarci dentro a piacimento parole che vengono dal francese e pretendere che funzioni tutto, perché le parole nel corso della storia, nel corso del loro uso, hanno acquisito un alone di significati. Se io dico una parola russa, questa parola mi mette in contatto con tutte le generazioni che l'hanno usata prima, io entro in contatto con la mia storia, con i miei avi. Se riempio il mio discorso di parole francesi o modellate sul francese, io non ho più un passato, non ho niente, sto scrivendo in una lingua astratta, inventata. Questo è il primo discorso, la prima questione. La seconda questione è contro l'uso del solo stile medio, dice Shishkov. Lo stile medio va bene solo per parlare di cose mediocri, l'elegia, le epistole, le lamentazioni sull'infanzia perduta, ma chi se ne frega, bisogna parlare di cose grandi. E quindi bisogna utilizzare soprattutto lo stile alto, questo diceva Shishkov, con i suoi seguaci arcaisti. Questi sono i vecchi arcaisti, che hanno sostanzialmente il culto di Lomonosov. Ma presto si crea una tendenza tra gli arcaisti, dove al lessico alto, secondo gli stili di Lomonosov, al lessico alto si affiancano le parole popolari, ossia loro fanno quello che i karamzinisti non fanno mai. I karamzinisti stanno nel mezzo, no slavo, no parole popolari. Loro prendono lo slavo e lo infarciscono di parole popolari, quindi abbiamo i karamzinisti con lo stile medio pieno di francesismi, gli arcaisti stile alto, solenne, pieno di parole popolari. Era una cosa che aveva tentato già chi? Dierjavin, vi ricordate? Infatti Dierjavin è, che ormai è anziano, ma diventa il patriarca degli arcaisti, è preso a modello dagli arcaisti, Dierjavin, che vanno anche oltre a lui. E perché lo fanno? Attenzione, perché qui c'è una cosa interessante. I vecchi arcaisti alla Shishkov, ma anche lo stesso Dierjavin, sono politicamente molto conservatori. Loro pensano che introdurre le parole francesi in russo, un'altra critica che facevano, è che significa inoculare lo spirito della rivoluzione francese. Che lo stile alto non solo è adatto a parlare di grandi cose, ma essendo basato sullo slavo ecclesiastico, su una lingua che viene dall'utilizzo religioso, è anche un baluardo di conservazione politica. Uno abituato a pensare, a scrivere in, cioè nello stile più, non in slavo ecclesiastico chiaramente, che ormai era usato solo nelle cose di chiesa, ma in uno stile alto, slavizzato da un punto di vista lomonosoviano, questa persona sarebbe stata come vaccinata contro la rivoluzione. I giovani arcaisti la pensano in tutt'altro modo, a loro piace la ricetta slavo più parole popolari, anzi sono loro che la definiscono meglio, ma è proprio in un'ottica rivoluzionaria. I giovani arcaisti sono di sinistra, sono rivoluzionari, sono, molti di loro saranno decabristi. Perché dicevano? Noi abbiamo passato un'epoca di guerre lunghissima contro Napoleone, abbiamo sviluppato uno spirito guerriero, uno spirito eroico,
siamo capaci di eroismo, siamo stati educati all'atto eroico e dovremo, la prossima volta, non dovremo essere eroi contro lo straniero, dovremmo essere eroi contro il nemico interno, dovremmo essere la falange che distruggerà la tirannide e porterà la libertà. Quello che abbiamo imparato sulle campagne, sui campi di battaglia contro Napoleone, noi dovremmo usarlo per rendere libera la nostra patria. Quindi, in letteratura, noi dobbiamo sviluppare uno spirito guerriero, uno spirito solenne, guerriero, pieno di alti sentimenti, sentimenti che però a questo punto sono il sentimento di sacrificio per la libertà, di sacrificio per gli altri. I modelli sono Achille, che sprona verso le porte di Troia mentre i suoi cavalli gli dicono: guarda che tu morirai se corri, se col cocchio verso le mura di Troia. Lui sostanzialmente dice: zitti cavalli, voi pensate a cavalli, cavalli di Achille parlano. E voi pensate a cavalcare, io sono un eroe e quello che devo fare lo so io. Era, infatti, non a caso questo è il periodo in cui l'Iliade viene tutta tradotta in russo, viene tradotta in russo come esempio di eroismo. Achille, Patroclo. Immagino che molti di voi più che altro abbiano visto il film, che nell'ultima parte si distanzia un po' dall'Iliade vera e propria, però insomma, anche avendo visto il film, capite cosa intendo dire chiaramente. E quindi l'Iliade in versione russa diventa una sorta di best seller per aspiranti rivoluzionari. È tradotta tra l'altro da un arcaista, con uno stile estremamente, suona molto, molto bello, molto, sapete, traducendo l'Iliade è chiaro che ci vuole uno stile solenne, suona molto bene, molto. Quindi, stile epico, grandi ideali, ma bisogna coinvolgere anche il popolo, perché questa è la lotta di tutto il popolo contro il tiranno, quindi allo stile epico dovranno essere aggiunte anche parole popolari. Deve essere una sorta di unione nella lingua fra le classi superiori, l'elite di nobili, combattenti, ufficiali che si battono per la libertà e la massa popolare. Ecco che i giovani arcaisti cominciano a scrivere opere in cui, in modo in realtà un po' goffo e meccanico, si alternano costrutti slavi ecclesiastici e lingua popolare, ossia quello che Lomonosov aveva sempre detto che non si poteva assolutamente fare. Vedete come karamzinisti e arcaisti sono completamente opposti. Questa dialettica tra karamzinisti e arcaisti, tra Arzamas e arcaisti, è stata scoperta, è stata proprio un po', avete presente l'uovo di Colombo? Per più di cent'anni, tutti gli storici della letteratura, dalla metà dell'Ottocento in poi, si chiedevano, ma insomma in Russia, in quel periodo, cos'è successo? Perché dappertutto ci sono i classici e i romantici, ci sono in Francia, ci sono in Inghilterra, in Germania, in Italia, lo sanno tutti, oddio, è una cosa un po' terra-terra, però lo sanno tutti, il Monti è classico, Leopardi è romantico, voglio dire, insomma, no. Dicevi questo e prendevi 9 all'interrogazione di letteratura italiana. No, lo so, ci voleva di più. Però, diciamo, sono categorie che rientrano un po', no, nella nostra percezione. In Russia non è che torni tanto questa cosa, non si capisce chi siano i classici, chi i romantici, non torna, non si, gli scrittori non ci si infilano in queste categorie. Molti di loro, si chiaramente vivendo nell'Europa del tempo, loro mutuavano queste etichette, contribuendo a fare ancora più casino, perché molti di loro dicono: io sono romantico. Uno scriveva elegie in lingua media piena di francesismi, quell'altro scriveva poemi epici sulla liberazione di Novgorod. Cioè, altri due dicevano: noi siamo classici. Anche loro non si somigliavano tra di loro per nulla. Uno come Dierjavin è classico, è romantico. Romantico no, perché ancora non ha il tempo, poi non ha quell'immaginario romantico tipico, ma non è nemmeno classico, uno che in un'ode alla sovrana modula tutti gli stili come gli pare a lui, no? E la stessa cosa via via fino a Pushkin, non si riusciva a far tornare le cose. Un giorno è arrivato un grandissimo storico
della letteratura e teorico della letteratura di nome Yuri Timianov. Tutti guardano la cosa, no, non l'ho scritto, questo non è un nome della, diciamo, della storia della letteratura, è un grande studioso. Naturalmente chi di voi volesse poi saperne di più sarò ben felice di dare tutti i riferimenti bibliografici. Faceva parte del gruppo dei formalisti. Chi di voi ha mai sentito nominare la scuola formale? Formalisti erano una scuola. Come? Cosa? È quella che studia il testo, non l'autore. Sì, vedo che qualcosa che qualcosa. Ah, state, ho capito. E fate i formalisti russi per studiare letteratura. Ok, lo dico in due parole perché è importante. I formalisti sono stati più grandi rivoluzionari della teoria della letteratura. Dopo decenni di chiacchiere, si sono svegliati loro alla fine degli anni 10, a cavallo della rivoluzione, poi sono andati avanti per tutti gli anni 20, dicendo: sentite, basta, voi correte intorno al problema e non lo centrate mai. Il problema, cioè, non esistono forma e contenuto, cioè la forma è una specie di vaso dove uno versa un contenuto, no? Tipo, che ne so, la forma sono gli endecasillabi, ci versi dentro inferno, paradiso e purgatorio e viene fuori la Divina Commedia. No, esistono il materiale e i procedimenti. Il materiale sono determinati temi espressi in una lingua letteraria. I procedimenti è la cassetta degli attrezzi di strumenti che lo scrittore usa per deformare il materiale e renderlo artistico. Per esempio la creazione di una trama attraverso una serie di procedimenti. Perché il materiale va deformato? Perché la lingua, così come noi la usiamo tutti i giorni, è automatizzata. Nel senso, noi la usiamo in forma, diciamo, standard, in forma piatta, potremmo dire, sempre più o meno negli stessi modi, e quindi non riconosciamo più la sostanza di ciò che stiamo dicendo. Se voi tutte le mattine uscendo di casa vedete un cavallo davanti a casa vostra, alla fine non lo vedete più il cavallo, perché lo vedete sempre, non ci fate più caso. Se un giorno al posto del cavallo ci vedete un elefante, oppure il cavallo è dipinto di rosa, ve ne accorgete. In sostanza i formalisti dicono questo: prendere il materiale linguistico che parla naturalmente di cose, ma non interessa di che cosa, interessa il materiale linguistico in quanto discorso, e deformarlo, costruire una struttura attraverso una serie di deformazioni della lingua che dà la sensazione che disautomatizza il materiale. Disautomatizza il materiale, ce lo rende riconoscibile come qualcosa di nuovo, noi lo notiamo, e questo provoca il senso estetico. Cioè la percezione del bello è data dalla deformazione sistematica del materiale, dalla creazione di una struttura di materiale linguistico deformato. Naturalmente poi si deve anche parlare di qualcosa, ma questo ai formalisti interessava zero all'inizio. È una teoria molto molto estrema in questa sua forma, ma dal formalismo sono nate quasi tutte le scuole di teoria della letteratura successiva. Oppure, non è per studiare la letteratura, per studiare il fatto letterario, non basta più che io lo legga, lo contestualizzi nel periodo storico, magari la biografia dello scrittore, faccia un riassunto di quello che più o meno vuole dire e da chi può avere preso certe cose. Non basta, questo non dice niente. La specificità di un'opera d'arte che ce la fa sentire come tale è il modo in cui il materiale è stato deformato. Questa è l'intuizione dei formalisti. Naturalmente siamo alla fine degli anni 10, non a caso i formalisti erano molto legati al futurismo russo. Questa idea in realtà loro viene dalla frequentazione con i futuristi, i quali effettivamente deformavano la lingua, deformavano qualsiasi cosa prendessero fra le mani per costruire qualcosa di violentemente nuovo, di violentemente innovativo.
Ma formalisti applicano questa cosa a tutto, a ogni procedimento letterario. Diciamo, la letteratura, il fatto letterario è una somma di procedimenti. Dopodiché questi studiosi prendono strade diverse. Uno di questi è Yuri Timianov, che dice: ma voi siete andati avanti per 100 anni sempre intorno al succo della questione. In Russia il problema non sono romantici e classici. Queste etichette non significavano nulla, perché da noi una classicità non c'è mai stata. Cioè, i classici sono tali perché si rifanno a un modello precedente dato per classico. Ma in Russia che modello c'era prima? Lomonosov, troppo vicino. E poi non è Petrarca, non è Omero, non è, che ne so, Tucidide, insomma. Quindi una dialettica fra romanticismo e classicismo in Russia non c'è stata. C'è stata una dialettica fra arcaisti e karamzinisti, tra i partigiani dello stile omogeneo e quelli dello stile eterogeneo. Ossia, omogeneo vuol dire stile alla karamziniana, vuol dire stile medio gallicizzato. Stile eterogeneo vuol dire registro alto, solenne, più parole che vengono dal basso. In queste polemiche tra questi due gruppi, che sono in apparenza del tutto impermeabili fra loro, perché sono due proposte del tutto antitetiche, e se ne dicevano di tutti i colori, si sono molto ingegnati nel prendersi in giro gli uni con gli altri. Poi vi farò anche un esempio dall'Ombra di Barkov, anzi ve lo faccio subito. Nell'Ombra di Barkov, sapete di cosa parla, no? Ci torneremo poi più in là. Il giovane Pushkin, che era un karamzinista al 101%, de ferro, come si direbbe, era ancora molto giovane, chiaro, seguiva, come tutti i giovani, segue una moda e a quella si attiene, mette all'inizio dell'Ombra di Barkov una stilettata contro uno dei principali arcaisti, che era il conte Khvastov, che a differenza di altri arcaisti, come per esempio Derjavin, era negato per la poesia, scriveva degli lunghissimi poemi, odi, tutte molto pompose, proprio di livello super altissimo, ma erano terribili, era una cosa illeggibile. Tra l'altro faceva anche degli errori buffi, tutto preso dalla sua foga poetica. A un certo punto dice: perché volò l'uccello e aprì i suoi denti per afferrare l'uccello coi denti. Infatti divennero famosi gli uccelli coi denti del conte Khvastov, no? Il buon Pushkin, vi ricordate all'inizio dell'Ombra di Barkov, c'è una sorta di gara di potenza virile, no? Quando il protagonista si trova a mal partito, infatti poi evoca l'Ombra di Barkov che gli dà superpoteri, come lo descrive Pushkin? Dice: un po' come il poeta Khvastov seduto davanti a una fredda ode, la prende, la tira su e giù, la agita, la strizza, ma non ne viene niente, rimane inerte, sembra un animale morto. Così la prostituta si ingegnava sul pope, ma anche lì non veniva fuori niente. Non vi spiego la metafora perché mi sembra abbastanza chiara. Vedete il tipo di vedete come se ne dicevano di tutti i colori. Il povero conte Khvastov era paragonato a una prostituta che cerca di motivare il suo cliente senza nessun esito. Questo era il tipo di rapporto che c'era fra arcaisti e karamzini. In realtà erano più i karamzinisti portati per la stilettata proprio. Infatti poi alla lunga nella tradizione sono rimasti più popolari loro. Ma la questione non è tanto questa. In realtà una sintesi a un certo punto arriva e la propone proprio il nostro buon Pushkin, il quale da giovane in realtà, come vi ho detto, è molto vicino ai karamzinisti. Pushkin viene da una famiglia di antichissima nobiltà, viene da una famiglia boiara,
ma col tempo caduta in disgrazia, cioè non proprio caduta in disgrazia, ma insomma non avevano grandi mezzi economici. Un po' la stessa situazione tra l'altro di Batyushkov, e qui vediamo anche una certa continuità ideologica. Vi ricordate, nel Settecento, per esempio per un Dyrgyavin o per un Karamzin, la prospettiva dell'emarginazione della nobiltà di campagna, del ceto nobiliare agrario, era una prospettiva da evitare. Vi ricordate la povera Lisa che va in città e viene sedotta, traviata, eccetera, no? È questo che vuol dire Karamzin: nobili, non vi fate fregare, state nelle vostre tenute e tutto andrà bene. Ai tempi di Pushkin e di Batyushkov ormai era diventato un dato di fatto: la nobiltà di provincia, la nobiltà, diciamo, agraria, era fortemente impoverita, era spinta ai margini della società sostanzialmente. Basta dire, questo era anche dovuto alle guerre napoleoniche, per esempio il caro vita che cresceva in modo esponenziale. Se uno va a leggere le lettere di Pushkin, uno si immagina, chissà di cosa parlerà, grandi ideali, progetti, di opere immortali. Parlava sempre di soldi, sto povero disgraziato, perché si dibatteva come un pesce nel barile, in mezzo a mille difficoltà per mantenere un certo tenore, ma era sempre più povero. Praticamente noi possiamo vedere tutta la sua traiettoria, soprattutto poi l'ultima parte, come un tentativo di resistere sul piano della cultura a una crisi del proprio ceto di riferimento, che ormai è inarrestabile sul piano della storia. È come se la cultura leccasse le ferite che crea la storia, una sorta di immagini compensatorie. Qualche esempio lo faremo poi nel corso della nostra trattazione. Questo sul piano ideologico, cioè nella realtà va tutto sempre peggio per la mia classe di riferimento e per me stesso. Io devo trovare nell'arte la compensazione. Vi ricordate, faccio un esempio che non c'entra nulla ma vi può chiarire un po' l'idea, vi ricordate Dante Alighieri? Anche lui era uno sconfitto dalla storia, era fiorentino, nelle lotte fra partiti era stato estromesso, cacciato, privato dei suoi beni, costretto a vivere da parassita presso le corti dei nobili di mezza Italia. Era uno sconfitto dalla storia. Lui aveva, come vi ricorderete, aveva il mito dell'impero, dell'imperatore che deve riunificare tutto il mondo cristiano, ma l'imperatore tutte le volte scendeva in Italia e facevano un mazzo così, e il povero Dante tutte le volte se ne accorgeva e vedeva che la storia andava in tutta un'altra direzione rispetto a quella che lui avrebbe voluto. Il denaro contava sempre di più, le famiglie mercantili a Firenze dettavano legge, lui invece sarebbe stato per i buoni tempi antichi, dei tempi delle crociate, però non aveva più senso. E allora cosa fa? In arte crea un mondo virtuale dove questi ideali vengono valorizzati, trionfano in arte perché non possono più trionfare nella storia. È un tipico esempio. La stessa cosa succede anche con Pushkin, ma poi gli esempi li faremo più in là. Il bello è che mentre Pushkin fa questa cosa, già che c'è, risolve anche tutta una serie di altri problemi. Per esempio, come ho detto, il problema del dilemma fra stile omogeneo e stile eterogeneo. Come ho detto all'inizio, lui è comunque uno scrittore, era molto piccolo, 14, 15, 16 anni, copia sostanzialmente i karamziniani, i karamzinisti più anziani, ma ben presto si rende conto che questo non basta più, anche perché è passato attraverso l'esperienza dell'ombra di Barkov. Faccio un altro esempio dall'ombra di Barkov per farvi vedere come è vero che si prendono in giro gli arcaisti, per esempio il povero Kvastov paragonato a una prostituta, ma si prende in giro anche il poeta numero uno dei karamzinisti, ossia Zhukovsky. Zhukovsky, subito dopo la guerra vittoriosa con Napoleone, aveva scritto un'ode
guerresca intitolata Il bardo al campo dei guerrieri russi, molto, un immaginario molto ossianico, no? Il bardo al campo dei guerrieri viene proprio dall'immaginario ossianico. E vi faccio sentire, quando facevamo un po' di metrica, no? Vi dico che queste cose sono importanti, per esempio in questo caso è importante capire, vedere come Pushkin prende in giro Zhukovsky, perché scrive un poema pornografico nello stesso metro in cui quello aveva scritto un'ode ai guerrieri russi vittoriosi. Sentite come la cadenza di Zhukovsky. A muy доверен нас к Творцу, чтоб ни было незримой, ведет нас к лучшему концу, стезей непостижимой. Sentite questa cadenza, dice: ma noi abbiamo fiducia nel Creatore, in qualsiasi cosa accada, invisibile, lui ci porterà a un termine, al termine migliore, per una strada imperscrutabile. Vedete, siamo in pieno misticismo religioso guerresco. E Pushkin nella Tienbarkova, stesso identico verso. Вся пуншу осушив бокал, лег с блядью молодою и напоследок откачал горячею ельдою. Che vuol dire? Ognuno, vuotato il bicchiere di ponce, si mise a letto con una giovane prostituta e alla fine la squassò con torrida. Si usa il termine, insomma, l'accoppiamento, naturalmente una parolaccia. Non ne sentirete mai uno, anche se ogni tanto mi tocca girarci intorno. Capite che Pushkin riesce a prendere in giro allo stesso tempo i karamzinisti con lo stesso metro e gli arcaisti, prendendo in giro il povero Kvastov. Si capisce che lui si sta ponendo come qualcosa d'altro, come qualcosa di nuovo che vada oltre, che superi questa dicotomia che alla fine finisce un po' per essere ripetitiva. Quelli scrivevano sempre elegie in stile medio, e Pushkin a un certo punto scrive una poesia ironica dove dice: ci salvi Dio dal cucù elegiaco, come paragona le elegie karamziniste al cucù che continua sempre a fare lo stesso verso. Dall'altro però gli arcaisti avevano un modo un po' troppo grezzo e meccanico di mettere slavismi ormai anche un po' arcaici insieme a parole plebee, non veniva bene. E Pushkin si inventa una via d'uscita che tra l'altro lo rende famosissimo e lo mette proprio subito tra i primi tre poeti della Russia. Zhukovsky, Batyushkov e adesso è arrivato Pushkin. Questa opera è il poema eroicomico Ruslan e Lyudmila. Ruslan e Lyudmila sono i due protagonisti, Ruslan e Lyudmila. Eroicomico. Eroicomico vuol dire un poema che prende lo stile del poema eroico, ma la butta un po' in burletta, sostanzialmente. Come per esempio La pulzella di Orléans di Voltaire, a cui insieme all'Ariosto Pushkin in parte si ispira. Ruslan e Lyudmila. La storia è abbastanza semplice in realtà. Siamo alla corte del principe Vladimir di Kiev, vedete un appello all'antichità della Rus di Kiev, naturalmente del tutto fiabesca, è un po' come il Carlo Magno dei poemi occidentali o Re Artù, cioè non sono veri, non è storia vera, ma sono fiabe costruite intorno a grandi monarchi semileggendari. A corte di Vladimir, i paladini festeggiano perché il baldo Ruslan ha avuto in sposa la dolce Lyudmila. A fine della festa si chiudono in Pushkin c'è sempre una vena un po' da delinquentello, si finisce sempre a parlare di cose un po' ambigue.
E, tanto lui era anche un tipetto da tenere alla larga nella vita di tutti i giorni. Per esempio, lui aveva vissuto per parecchio tempo a casa del conte Arloff, proprio da parassita, vivendo proprio alle spalle del conte Arloff. Era l'amante della moglie del conte Arloff e scriveva epigrammi contro, anonimi contro il conte Arloff, dandogli del cornuto. Quindi questo era Pushkin. Però poi è finito male, poverino, a forza di dagli e dagli, poi. E i due novelli sposi si chiudono camera da letto, ma rombo di tuono, lampo e una forza sovrannaturale rapisce Lyudmila. È il mago Cernamor che si è imbadito della bella castellana e l'ha rapita grazie alle arti magiche. Ruslan si dispera. Vladimir e i paladini lo consolano dicendo: sì, ma stai tranquillo, perché a Lyudmila non è successo niente, perché il mago Cernamor è un mago potentissimo e terribile, ma ci sono dei miracoli che nemmeno un mago contro la forza dell'età può fare, e quindi insomma non ti preoccupare, bisogna solo ritrovarla Lyudmila, ma per il resto non è in pericolo la sua virtù. E quindi insomma Vladimir dice: partite, andate a trovare sta Lyudmila. I paladini non hanno nessuna voglia, dice: ma che ci frega a noi di Lyudmila? Lui dice: darò metà del mio regno al primo che la riporta. E tutti naturalmente si buttano a cercare Lyudmila. C'è tutta una serie di avventure molto divertenti, tra l'altro con molto, molto ariostesche, con un immaginario molto, molto proprio sfrenato, proprio all'Ariosto. E alla fine, naturalmente, come potete immaginare, l'amore trionfa. Quello che a noi interessa qua è innanzitutto che quest'opera è la prima opera scritta in uno stile completamente nuovo. Non è più lo stile eterogeneo praticato dagli arcaisti, quindi giusta posizione meccanica di alto con basso, né è karamzinismo. È le due cose contemporaneamente, nel senso che il materiale è composto per blocchi di testo, alcuni scritti in stile omogeneo e altri scritti in stile eterogeneo. Soprattutto in stile omogeneo, eterogeneo, sono scritte le divagazioni dell'autore, divagazioni molto argute, divertenti. Rimarrà sempre un tratto tipico di un marchio di fabbrica di Pushkin nelle sue opere, mettere in poesia, mettere sempre divagazioni da parte del narratore che parla delle cose che stanno succedendo come uno spettatore qualsiasi, dicendo la sua su quello che succede e spesso parlando anche dei cavoli suoi. Era anche un modo per far entrare un po' di realtà quotidiana, di realtà storica, di contemporaneità in opere che altrimenti sarebbero state un po' troppo astratte. Quindi quando... Sì? Scusi, non ho capito che stile lo scrive. Ora ripeto, vado avanti, non ti preoccupare, non penso di aver finito qua. Ho detto che praticamente lui giustappone questi due stili. Quando racconta la storia, sostanzialmente è karamzinismo. Quando i brani narrativi sono karamzinisti sostanzialmente, come stile. Quando invece lui comincia a parlare a nome proprio e ironizza, fa la battutina, racconta un aneddoto sui cavoli suoi, fa dei paragoni fra i personaggi e qualcuno che conosce lui, fa delle teorie così un po' filosofiche su quello che sta succedendo, ma sempre un po' scherzando, quello invece è in stile eterogeneo. Quindi queste due strategie linguistiche sono come si susseguono, sono come montate le une con le altre. Non sono mescolate però, non sono testi dove sia tutto ben mescolato, sono proprio dei pezzi di testo che si susseguono fatti in questo modo, soprattutto appunto narrazione e narratore che parla d'altro. Con questa, diciamo, questa scansione qua. Ci sono poi delle altre cose, la tattica di Pushkin è sempre molto sottile. Per esempio, poema eroico, ma in realtà è un poema che parla più che altro di argomenti lirici.
parla della ricerca dell'amata, la ricerca dell'amata, che è un tema, il tema del cammino, della ricerca, è un tema tipico di Žukovskij, delle ballate, delle elegie di Žukovskij. E poi il tema della solitudine, del distacco, della delusione, che invece è un tema tipico di Batyushkov. Vedete che lui mescola non solo gli stimi, ma monta anche le tematiche. Sembra un poema epico, in realtà un poema fatto di lirica, con digressioni che parlano dei cavoli dello stesso Pushkin, o comunque dell'io poetico. È un testo più complesso di quello che sembra. C'è anche un aspetto metrico, altra dimostrazione che sapere un po' di metrica non guasta. Fino a questo momento i poemi epici erano stati scritti in esametri, che erano il metro con cui li scrivevano gli antichi, in genere esametri con cesura, quindi ta 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 ta, capito? Esametri, quindi versi fatti di stringhe di sei giambi o di altro, ma in generale di sei giambi, con in mezzo una cesura, cioè i primi tre, i secondi tre erano ben distinti tra di loro, si sentiva uno stacco fra la prima parte e la seconda parte. Questo era il tipico metro epico, che faceva riconoscere subito, proprio immediatamente, il tema epico. Vi ricordate, ho parlato dell'alone semantico dei versi. Te leggevi una strofa in esametro e capivi che avevi a che fare con un poema epico. Infatti anche l'Iliade tradotta in russo è scritta in esametri. Non era proprio concepibile scrivere un poema epico, ma anche epico da ridere, comunque se c'è il tema epico va scritto in esametri, ossia in stringhe di sei, con cesura. Il buon Pushkin scrive un poema eroicomico, quindi a modo suo anche epico, almeno così sarebbe dovuto essere, in tetrapodie giambiche. Vi ricordate le stesse che abbiamo visto, per esempio, in Lomonosov, nello stesso Pushkin, ta 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 ta, no? Quattro giambi, che era il metro neutro per eccellenza, era un metro multitasking, potremmo dire, che era stato per cent'anni usato per tutti i possibili generi poetici, meno un poema epico. Quindi lui compie un atto tre volte, come dire, ardito sul piano della lingua e dello stile. Mette insieme pezzi omogenei karamziniani con pezzi eterogenei più o meno arcaisti. Sul piano della tematica, in realtà sono variazioni su temi lirici più che un vero poema epico. Le battaglie sono poco considerate, si parla molto più che altro di inseguimento, di fuga, d'amore, di disperazione, di nostalgia, tutti temi che presi a piene mani, anche con citazioni molto frequenti da Žukovskij e Batyushkov, che per lui erano l'immediato ieri della poesia, c'erano i due punti di riferimento. E sul piano del verso scrive un poema epico nell'unico verso che non si poteva usare per un poema epico. E tra l'altro un verso che si poteva usare per qualsiasi cosa tranne che per un poema epico. È un vero rivoluzionario. Oltre al fatto che Pushkin, come poeta, è un grandissimo artista che dà molti punti a tanti poeti europei più noti e conosciuti, perché chiaramente la lingua è più nota, è un grandissimo poeta proprio, e penso che avremo modo anche di rendercene conto nei limiti del vostro russo ancora poco sviluppato, qualche brano, quando si tratterà proprio dei passi più importanti da tutti i punti di vista, brani molto brevi, vorrei poterlo leggere anche in russo, naturalmente traducendolo poi per voi, ma dovete anche sentire la struttura interna della lingua di questo straordinario artista.
Questo il Ruslan e Lyudmila dà una gran fama di pubblico a Pushkin. Tra l'altro Pushkin sperimenta anche un'altra situazione che probabilmente ha avuto un suo peso nel suo sviluppo artistico, ossia lui è in una posizione anche un po' ambigua dal punto di vista dello status, perché vi ricordate ai tempi di Dyrgyavin c'era la corte, tu scrivevi un po' un'ode alla sovrana e ne ricevevi regali. Poi c'è stato il periodo dei saloni, i saloni ancora nei primi anni dell'Ottocento, negli anni 10, era l'età d'oro dei saloni nobiliari, dove leggevi le tue opere aspettandoti celebrità a un pubblico molto ristretto e qualificato, ma non per denaro. Era una sorta di rituale sociale fra nobili, quello di leggersi opere d'arte esattamente come fare musica. Per esempio, molti di questi scrittori erano anche, o le loro mogli erano bravissime musiciste, e facevano musica tutti insieme nel salone, si leggevano versi. Questa è un'altra forma di circolazione delle opere letterarie. C'era poi il mercato nato ai tempi di Karamzin e arrivato a questa data ha un discreto sviluppo, anche se per ora le riviste e i libri fatti per essere venduti sono soprattutto libri per plebei, quindi roba un po' tipo fotoromanzi, insomma non erano considerati letteratura, cioè per Pushkin quella non era letteratura, era trastulli per serve in cucina. Insomma, Pushkin dal punto di vista dello status sociale ci teneva all'essere un nobile, come no. Esisteva poi un'altra forma ancora, che era quella del gruppo letterario, ne abbiamo parlato ieri, che a noi sembra normalissimo, i romantici, i futuristi, quanti gruppi ci sono stati negli ultimi 200 anni, ma è un'aggregazione che nasce allora. Vedete, e tutte queste possibilità, tutti questi modi di far circolare arte, letteratura, coesistevano. In genere però uno ne usava uno soltanto, c'era o due al massimo. Zhukovsky, per esempio, era membro del gruppo di Arzamas e scriveva odi al sovrano, era anche ammesso a corte, lui che tra l'altro era un figlio illegittimo, quindi era anche... Infatti queste strane situazioni, Zhukovsky che era il precettore dell'erede al trono e che venne rifiutato dal padre di una ragazza che lui voleva sposare perché era figlio illegittimo di un nobile, sì, ma illegittimo. Questo qui faceva il precettore, cioè vedeva tutti i giorni lo zar, e un nobile che lo zar non aveva mai visto dice: no, te no, sei una mezza calzetta, mia figlia non se ne parla. Altri, come Batyushkov, erano solo membri di un gruppo, però, cioè non andavano a corte, non erano poeti cortigiani, però era ammesso nei saloni. Quindi, vedete, si poteva fare una cosa o l'altra, ma tutte quante insieme, il primo a farlo, sapete chi è? Pushkin. E sapete perché? Perché ha bisogno di soldi, poverino. E voleva fare la vita del nobile pietroburghese con le carrozze, la bella vita, però il suo status economico non glielo permetteva. Lui era ammesso a corte, anche se lo zar non lo poteva vedere, perché lui scriveva anche epigrammi contro di lui. Poi negli ultimi anni, come vi ho detto, Alessandro era inavvicinabile, era caduto in depressione, pregava sempre, tutto pieno di preti intorno, insomma. E comunque Pushkin era ammesso a corte e comunque in circoli molto vicini alla corte, perché era di famiglia molto antica, verrà poi ammesso nel corpo dei paggi alla fine della sua vita, era frequentatore di tutti i saloni possibili e immaginabili, lo vedremo anche nella Niegin, il protagonista, lui è anche un po' autoironico, Pushkin, quando dice: il nostro eroe Aniegin è, lo vediamo che è vestito, spogliato, di nuovo vestito, di nuovo spogliato, adesso di nuovo vestito, adesso di nuovo spogliato, perché correva da un salone all'altro, da un ballo all'altro. Naturalmente non è che ci andavi, non potevi andare a due ritrovi mondani di quel livello con lo stesso vestito, dovevi tornare a casa e cambiarti, perché se no era
una mezza cazzetta, no? E quindi lui era sempre vestito, spogliato. Questa è una cosa che naturalmente si riferisce allo stesso Pushkin. Era inserito nei gruppi letterari, era membro anche lui, anche se più giovane, di Arzamas. Lui tra l'altro aveva anche un altro legame molto importante, che era con i cosiddetti scrittori liceisti. Pushkin si era formato nel famoso liceo di Tsarskaje Selo, era un liceo vicino alla corte estiva dei sovrani, vicino a Pietroburgo, c'era Tsarskaje Selo, esiste ancora, che vuol dire il villaggio degli zar, con una immensa reggia, e un liceo fondato ai tempi ancora prima delle invasioni napoleoniche per forgiare l'elite diplomatica, l'elite amministrativa, cioè i grandi funzionari, i grandi diplomatici del paese. E Pushkin vi venne ammesso. Per lui rimase sempre un periodo meraviglioso della sua vita e avrà sempre dei rapporti molto stretti coi suoi compagni del liceo. Era tra l'altro un liceo di avanguardia, come diremmo oggi, con un programma educativo molto più liberale, molto più libero e creativo dei suoi analoghi, diciamo, nel resto della Russia. C'è da dire che Pushkin non è che si dedicasse molto allo studio, infatti c'è un famoso verso dell'Aniegin che dice: tutti noi abbiamo un po' studiato qualcosina in un qualche modo. Cioè, questo come lui intende la formazione culturale di un nobile. Il nobile non ha bisogno di essere troppo colto, il nobile deve fare il nobile. Questa era l'idea di Pushkin. Cioè, troppa cultura libresca, troppa pedanteria, fanno vedere il plebeo, quello che è venuto su dal basso, ha fatto l'università, il famoso figlio del prete. Il nobile deve avere letto un po' di libri, naturalmente, sapere un po' di lingue straniere, neanche tante, perché Pushkin in realtà sapeva, era bilingue, assolutamente bilingue col francese, però l'inglese lo impara un po' alla volta. Per esempio, uno dei segreti, ne da poco che l'hanno scoperto, che alcuni temi che lui usa nei suoi poemi più byroniani, in realtà la trama è diversa da quella di Byron, perché lui leggendo Byron non aveva capito di cosa si stesse parlando, aveva preso Fischi per Fiaschi e quindi poi il poema lo scrive a modo credendo di scrivere come Byron, invece non aveva capito semplicemente. Insomma, era un po' un... ci sono cagliaritani qui? Sono cagliaritani, era un po' un mandrone, come direbbero i sardi, come dicono i sardi, era un mandrone, sei sarda? Mandrone, mi sembra che esprima al meglio questo tipo di psicologia. In realtà non era solo svogliatezza, come ho detto, il nobile aveva troppe cose importanti da fare, doveva essere un uomo di spirito, doveva essere un uomo di società, un uomo di buon gusto, non poteva stare sempre lì a leggere libri. Comunque, il buon Pushkin mette insieme tutti questi elementi, tutti questi modi di fare letteratura. È uno scrittore molto, come dire, multitasking, si muove su tanti piani contemporaneamente, e con Ruslan e Lyudmila diventa subito molto famoso, comincia anche a guadagnare discretamente, ma gli succede un guaio. Intanto viene subito sfiduciato dai vecchi karamzinisti, quelli della generazione precedente, ai quali non piace il Ruslan e Lyudmila, che dicono: ma cos'è questa roba? Cioè, mezzo karamzin, mezzo arcaista, non si capisce, cioè, no, è un caos stilistico. Mentre questi stessi karamzinisti non avevano avuto niente da ridire contro L'ombra di Barkov, perché L'ombra di Barkov è un poema erotico, un poema burlesco, e si scrive naturalmente con le parolacce nella tradizione barkoviana, è un poema solo comico e quindi a suo modo è unitario. Mentre invece Ruslan e Lyudmila, a seconda di dove lo leggi, è sempre diverso, e quindi i karamzinisti dicono: no, va bene così, questa è la corruzione del buon stile. Però intanto il Ruslan vende.
Povero Pushkin, gli capita un brutto guaio. Dagli e dagli, coi famosi epigrammi satirici. Poi ieri vi ho citato anche la Gavrilade, ossia poemi blasfemi contro la religione, altre opere erotiche, insomma era un po' combinava un sacco di guai sto Pushkin, e lo zar alla fine si scoccia e lo manda in esilio. Nel 20 lo manda in esilio, il povero Pushkin ci rimarrà per 5 anni. In realtà sarà anche la sua salvezza, perché quando poi, come ho detto, arriverà la rivolta decabrista, lui dice: io non c'ero, io stavo in esilio, e viene reintegrato a corte da Nicola proprio quando tutti i suoi amici decabristi vengono spediti in esilio oppure impiccati, come Rylejev. Vi ricordate Rylejev, che era amico di Pushkin? Pushkin lo prendeva in giro e diceva che non sapeva scrivere versi, il che in parte era anche vero, però non tutti possono chiamarsi Pushkin a un certo punto. In esilio Pushkin prosegue questa linea, diciamo, di sperimentazione con gli stili, ma nel frattempo è anche molto forte l'impatto con la natura meridionale. Lui viaggia nel Caucaso, viene affidato, lui che non è mai stato militare, però viene messo sotto tutela dalle guarnigioni militari del sud della Russia, un po' uno, un po' l'altro. Veniva mandato lì e lo zar diceva al comandante, alla guarnigione: senti, questo tienimelo d'occhio perché è una testa calda, vedi che non faccia troppe bischerate. E va nel Caucaso, va in Crimea, va nel sud della Russia, va in Moldavia, per esempio, che a quei tempi si chiamava Bessarabia. E questa natura meridionale lo colpisce molto, gli viene voglia di creare una sorta di poema byroniano, quindi romanticismo esotico, no? Avventurieri, belle fanciulle, scene di lotta, di battaglia, inseguimenti, insomma sta roba un po' pulp, in salsa caucasica. Il Caucaso è un po' quello che per Byron è l'Oriente. Come vi ho detto, legge Byron o in francese o in un inglese un po' stentato, alla fine della vita imparerà meglio l'inglese e anche un po' di italiano, ma in realtà rimarrà sempre fondamentalmente, lui con la moglie conversava in francese, però le scrive in russo perché ritiene che le lettere siano una palestra per sviluppare una prosa più libera dalle convenzioni, esattamente come aveva fatto Batyushkov. Pensate, questi si parlavano in francese e si scrivevano in russo, tra l'altro in un russo anche molto popolare. Lui la chiamava Milaya Maya Zhonushka, che suona male tradotto, vuol dire cara la mia mogliettina, ma in modo molto familiare e casereccio, ecco, Milaya Maya Zhonushka. Il primo di questi poemi si intitola Il prigioniero del Caucaso. E già il titolo dice tutto. Esotismo, un soldato russo preso prigioniero dai montari, tipico plot, no? Da poema romantico, che viene liberato, indovinate da chi? Dalla bella selvaggia, naturalmente, la figlia del capo dei montanari si innamora del bello straniero biondo e dall'aria fredda e distaccata, lo libera, scappano insieme, lei naturalmente muore e lui tela e se ne ritorna a casa. Quindi byronismo proprio a tutta birra. Si prosegue, questo nel 22, nel 24 si prosegue con un secondo Kafkaski Pliennik, il prigioniero del Caucaso, sarebbe il caucasiano prigioniero, con un altro poema ancora più pseudo-romantico nell'aspetto, che si intitola, e questo uno scioglilingua per tutti voi, Bakhchisaraisky Fantan, che tra l'altro non è neanche russa la prima parola, perché è la fontana di Bakhchisarai, che era la reggia dell'emiro
della Crimea. Questa nel 24. Era la reggia favolosa dell'emiro di Crimea, quando la Crimea era un emirato arabo, un emirato in realtà tartaro, vassallo dei turchi. Quindi siamo nel 600 più o meno. La fontana di Bakhchisarai, altra trama molto romantica, una bella polacca viene fatta schiava, fatta prigioniera dai tartari di Crimea e diventa una delle mogli, anzi la moglie prediletta del sultano, dell'emiro di Crimea, e entra nel grande palazzo con questa meravigliosa fontana. Ma da una parte lei non si può dar pace perché è comunque tenuta prigioniera, e dall'altra il favore evidente che l'emiro rivolge a lei suscita la gelosia della perfida seconda moglie, che indovinate cosa fa? L'ammazza, e viene poi uccisa dall'emiro, che però inconsolabile erige un meraviglioso palazzo con questa fontana al centro che ricorda qui il pianto incessante di questa fanciulla che piangeva pensando alla libertà. Insomma, anche questo è il romanticismo proprio del più becero. Se poi, io, quando Pushkin è un grande, quando scrive anche un po' per, insomma, mettersi in mostra, è bene dire, sono opere molto belle, tra l'altro con una lingua molto vigorosa, un'azione ben costruita, dei bei versi, molti versi da questi poemi sono ricordati, come sono diventati quasi proverbiali per i russi. Però diciamo che comunque sono cose anche fatte molto con un occhio alla popolarità. Il nostro amico si rende conto che su quella strada più di tanto non si può andare avanti, perché insomma non è che si può andare avanti all'infinito a scrivere sta roba, e parallelamente nel 24, inizio 25, mette in cantiere tre opere completamente diverse. Uno è Evgeny Onegin, di cui parleremo domani. Uno è un dramma che in realtà poi lui scriverà in seguito, dopo la rivolta decabrista. La rivolta decabrista segna anche per Pushkin uno spartiacque fondamentale, e vedremo perché. Ma alcune opere cominciano a essere scritte prima. Questo dramma, questa tragedia sostanzialmente, è il Boris Godunov, di cui riparleremo, e un ultimo poema meridionale che viene scritto parallelamente all'inizio dell'Onegin, l'inizio del Boris Godunov, che è Tsiganie, che vuol dire gli zingari. Poema a me molto caro, perché è ambientato tra l'altro nella patria dei miei dei miei bis antenati. Io ho un bisnonno rom che veniva dalla Romania, dalla Bessarabia, come si chiamavano a quei tempi. Ma anche di questo poema mi sembra di capire che sarebbe meglio parlare domani, ok?